questa donna fuggita nella notte dalla sua casa in fiamme. Emergenza in tutta la California. Venti di una forza che non si ricorda, memoria d'uomo, vanificano l'opera dei vigili del fuoco che non riescono a contenere le fiamme. Gli incendi fuori controllo divorano vigneti, foreste, case e da stanotte minacciano anche le ville delle star di Hollywood. LeBron James, asso del basket, annuncia via Twitter che si è messo in salvo dopo una notte allucinante. Sono già 200.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine tassativo di evacuazione. Mi sono svegliato e ho visto il fumo sulla collina. Mezz'ora dopo le fiamme erano già arrivate. La rapidità di propagazione degli incendi non lascia scelta agli evacuati. Possono portare con sé solo poche essenziali cose. Ad aggravare le difficoltà anche il blackout che interessa 2,5 milioni di persone. La società elettrica in bancarotta sostiene che l'interruzione del servizio è il male minore. La rete vetusta, sorretta ancora da pali di legno, sollecitata dalla forza dei venti, rischia di innescare altri incendi. Per la California è la terza emergenza del mese. Negli ultimi 3 anni lo Stato è devastato da un numero record di incendi. Gli esperti puntano l'indice sui cambiamenti climatici che stanno trasformando il sogno californiano in un incubo.